Salve a tutti e bentornati su A Game of Talks. Io sono Giorgia e questo è il canale interamente dedicato alle cronache del ghiaccio e del fuoco di Sua Maestà George Martin, saga dalla quale è stata tratta la purtroppo ben più nota serie Il Trono di Spade. Perché nasce questo canale, mi potrebbe essere chiesto. Già conosciamo la storia di Westeros, mi potreste dire. No, vi dico io. E se non mi credete, sedetevi qui con me mentre vi racconto le vicende che rendono epica questa saga. Sigla! Torniamo con il rewatch e il commento di House of the Dragon nell'attesa della seconda serie che uscirà ad agosto, ancora senza data però ad agosto. E niente, non indugiamo oltre, lanciamoci nella visione. Questa non l'ho rivista, quindi è proprio first reaction shock. Credo che nella sigla facciano vedere Valyria, perché mi ricorda molto il modellino che sta costruendo Viserys. Però una cosa che a me un po' mi inquieta è il fatto che tutte queste torri, comunque la città viene costruita con questi rivoli di sangue, che poi alla fine colano praticamente da tutti i palazzi, finché poi non vanno a finire in questo pozzo dove vediamo il simbolo di casa Targaryen. Cioè, comunque secondo me, col fatto che casa Targaryen ha le parole fuoco e sangue, questa sigla è abbastanza autoesplicativa, nel senso appunto, cioè comunque fa vedere bene le parole della casa. Però dall'altra parte io sono, cioè ve lo dico, io sono abbastanza inquietata dalla casa Targaryen. Ci sono determinate cose appunto che non mi fanno stare serena, ma tanto poi anche probabilmente sia in questo video ma sicuramente anche in altri, soprattutto quando parleremo in un capitolo di Tyrion dirò qualche cosa. Però comunque anche proprio le parole della casa, che sono appunto fuoco e sangue, comunque sono abbastanza inquietanti, cioè rispetto magari a altri tipi di i motti delle case, cioè appunto ci sono tipo quelli da battaglia come quello dei Baratheon, che è Nostra è la Furia, oppure ci sono quelle che spiegano a che cosa tiene la casata, tipo famiglia dovere onore dei Tully, o anche per esempio alto è l'onore come quella degli Arryn. O poi ci sono quelle che invece hanno più una terminologia, diciamo, più un po' più storica, probabilmente, che si rifà a vecchie leggende, come quella degli Stark, che è appunto l'inverno sta arrivando. Quella dei Targaryen, cioè come fuoco e sangue, non so dove possiamo inserirla, o inserirla in un contesto appunto di battaglia, tipo arriviamo col fuoco, facciamo versare sangue, o è una cosa che magari si rifà più a qualcosa di antico, che magari ancora noi non sappiamo. Questo me lo fa pensare il fatto proprio anche questa sigla qui, appunto c'è Valyria dove scende tutto questo sangue. Ora magari sto vedendo anche oltre, però i motti delle famiglie per me sono molto 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 interessanti, e quindi niente, vi volevo rendere partecipi dei miei ragionamenti. Ok, adesso qui vediamo che è morto un membro della Kingsguard. Infatti poi dovremmo trovare quello nuovo. Ok, quindi ci sono 5 candidati che sono stati portati da 8, da quello che ho capito. 4 ships have now been lost. The last one was flying my banner. The Stepstones have now grown into a conflagration, yet you sit here and dither about. Ok, c'è Corlys che ora è molto incazzato perché ci sono questi pirati, banditi, che comunque hanno affondato alcune delle sue navi. Ricordiamo che Corlys è il mastro della flotta, quindi i Valerion hanno la flotta del re. Quindi giustamente Corlys vuole mandare via questi banditi, ma non sembra che gli altri siano molto inclini, insomma, a voler fare qualcosa. Ah, perché sono delle Free Cities queste, quindi non vogliono, diciamo, entrare in guerra con le Free Cities, non se la sentono. Allora, intanto mi piacerebbe far notare che Corlys ha... Mi piace un sacco come è vestito Corlys, perché ha in petto il simbolo della sua casa, cosa che nel Trono di Spade non vediamo praticamente mai, cioè nessuno ha i sigilli della loro casa stampati in petto o
si mettono, non lo so, i colori della loro casata, oppure l'altro giorno mi è capitato di vedere che a quanto pare Lyanna Mormont fa parte della casata Stark perché è vestita uguale, precisa uguale a come era vestito Jon nella prima serie. Quindi o hanno riciclato il vestito, ma non credo, oppure insomma il Nord si veste tutto uguale, cosa tristissima per quanto mi riguarda. The King's own brother has been allowed to seize Dragonstone and fortify it with an army of his gold cloaks. Daemon has squatted there for over half a year. Allora, questo è bellissimo perché ci fanno cosa che nel Trono di Spade non fanno mai. Qui, per farci capire quanto tempo è passato tra la prima puntata e la seconda, hanno inserito questo dialogo molto intelligente. Visto che c'è Corlys che si sta lamentando appunto che nessuno lo sta aiutando a mandare via questi tizi delle Free City che gli stanno affondando tutte le navi, allora lui dice: scusate, però non state a fa niente anche per Daemon Targaryen, che si è sistemato bello tranquillo a Dragonstone con un sacco di gente della guardia cittadina da quasi metà anno. È molto intelligente questa cosa qui, perché se uno non te lo dice potrebbe sembrare che tipo è passato, cioè nel senso lo dovresti pensare tu quanto può essere passato. Invece è interessante perché appunto ci danno già una tempistica, cosa che soprattutto poi è molto importante in House of the Dragon, perché House of the Dragon è un tipo di telefilm che si estenderà su diversi anni, quindi dare il senso della tempistica è importante. Ma per quanto riguarda il Trono di Spade, sarebbe importantissimo anche per le distanze, soprattutto per le distanze, perché io poi mi devo vedere che, non lo so, c'è un gruppetto che sta oltre la barriera, che ci mette una settimana per arrivare dalla barriera dove devono arrivare su al nord, e invece poi io mi vedo dopo Gendry che tranquillamente si fa, non so, lo chiamano Flash perché da lì alla barriera ci ha messo tipo 20 minuti. E poi non ho capito come dalla barriera hanno chiamato Daenerys a Grande Inverno che è andata a prendere Jon, cioè capito? Diventa tutto surreale e tutto poi estremamente comodo che ti leva anche tutto il pathos a mio parere. Quindi le tempistiche, settare le tempistiche è importante. For half a year without even a protest from the crown. I'll caution you, Lord Corlys. A seat at the king's table does not make you his equal. I have acted, Corlys. I've sent envoys to Pentos and Volantis to see if we might find common cause. Ships and men are at the ready. The stepstones will be settled. Ecco, quindi c'è invece Viserys che dice. Intanto qui mi piace un sacco che c'è Otto che appunto ricorda a Corlys che te stai a larga frate perché è vero che sei nel concilio ristretto, ma tu non sei il re. Quindi non ti puoi rivolgere al re come se tu sei un suo pari, cosa molto importante. Ma poi un'altra cosa che dice Viserys qui è il fatto che lui comunque ha agito nei confronti delle Free Cities perché ha mandato dei messaggi appunto alle Free Cities per cercare di arrivare ad un accordo per cui possiamo fermare questi tizi che ci stanno infestando le sponde. Al che Rhaenyra ora dice la sua, cosa molto bella perché, cioè, qui mi piace il fatto che adesso lei dirà la sua. Ma che tutti quanti si guardano come per dire: ma perché questa parla? Il che appunto vi setta sempre il punto che la donna, anche se è stata comunque scelta come erede, non vale tanto quanto l'uomo per gli uomini seduti a questo tavolo qui. You have Dragonrider's father. Send us. It isn't that simple, Runeira. It would be a show of force. Ecco, lei nel senso quello che dice è semplicemente: tu hai i Dragon Riders, che siamo appunto noi che abbiamo i draghi, manda noi alle Free Cities a trovare insomma un accordo. Ora, io sono abbastanza d'accordo con Viserys, anche
a dire aspetta un attimo, perché Rhaenyra quello che dice è almeno dimostri forza, perché arrivi col drago, cosa che appunto i Targaryen tendono a fare spessissimo, nella storia l'hanno fatto sempre, tant'è che infatti i sette regni sono stati unificati sotto forza, sotto minaccia, perché appunto i Targaryen hanno vinto solo grazie ai draghi. E questo quindi, diciamo, secondo me sarebbe un atto un po' troppo irruento, ti dimostrerebbe solo forza e tu avresti l'accordo semplicemente perché loro hanno paura di te, ma la paura non crea un buon accordo. Quindi io sono d'accordo con Viserys a non agire, come dice Rhaenyra, ma la cosa che non va bene è che Rhaenyra, essendo anche erede, ha tutto il diritto di dire la sua per come risolvere problemi politici o problemi che loro si ritrovano ad affrontare. Ora, tu non me la puoi zittire, Otto, così, cioè proprio, come si dice, dismiss, si dice in inglese, quando praticamente la blocchi per tagliare corto, no? Come per dire, vabbè, stai a dire una cazzata. Invece no, cioè, nel senso, è giusto che lei dica la sua opinione, proprio perché comunque anche come in quanto futura regina è giusto che lei impari anche a capire come ci si muove nella politica, e questo lo impara anche dicendo la sua, magari dicendo cose giuste e a volte dando cantonate. Anche il fatto che comunque dentro a quella sala lì stanno tutti quanti dicendo la loro opinione, quindi non ho capito perché lei invece questa cosa qui non la può fare. Cioè è totalmente irrispettoso, e infatti vedremo che si setta comunque già da qui una puntata in cui, nonostante lei abbia il titolo adesso, comunque gli uomini tendono a non rispettarla come dovrebbe essere rispettata. La sua posizione rimane molto instabile, e vedremo poi perché nel corso della puntata. E Otto ha anche il coraggio di dire, ma magari Your Grace a Viserys, magari possiamo trovare un utilizzo un po' più utile per la principessa, no? Adesso, per dire levate la scala dai coglioni. Però, cioè, capito, non è giusto, perché a parte che lei ha detto, cioè, quello che pensava l'ha detto in una frase e non le è stato neanche dato il modo di spiegare quello che lei voleva fare. Cioè, magari appunto lei diceva, ok, dobbiamo mostrare forza, ma non ha contestualizzato. Quindi, insomma, così, poretta, la mandano a scegliere il nuovo membro della Kingsguard. Ah, bella questa cosa, perché qui vediamo che hanno messo queste statuine che simboleggiano il sigillo della casata da cui proviene il tipo che farà il provino per diventare nuovo membro della Kingsguard. E secondo me è un tocco molto bello da parte di chi si occupa delle scenografie di House of the Dragon. Come ho detto nella scorsa puntata per le pietre che usano durante i meeting del concilio ristretto, anche questo secondo me è un touch molto importante, proprio perché le casate e i loro stemmi sono effettivamente una cosa molto importante, cioè il modo in cui tu li riconosci, danno comunque delle caratteristiche in più, quindi puntare un focus sui loro stemmi secondo me è molto molto bello. To justice. You might thank him for his leal service, Princess. We thank you for your loyal service to the crown, sir. Rhaenyra è incazzata come un picchio, e ci posso credere. Però ecco che magari, siccome è molto giovane, ancora ha bisogno effettivamente appunto di consigli, quindi il fatto che ora Otto le consiglia, vabbè, ringrazialo adesso, insomma, così se ne va. Insomma, è bello vedere insegnamento della politica o dei costumi, semplicemente. E c'è bello che c'è anche Rhaenys che la guarda, perché penso che in questo momento qui nessuno la può capire meglio di Rhaenys. Sir Criston Cole. Son of the steward of the Lord of Blackheaven. Be welcome.
E lei sceglie Sir Criston Cole. E infatti c'è Otto che fa: fermi un attimo, bravo, per carità, eh. Sì, e diciamo le consiglia di scegliere qualcuno però con cui loro effettivamente possono fare un accordo, perché appunto anche chi entra nella Kingsguard non è semplicemente per bravura, che probabilmente qui Sir Criston è anche il più bravo, magari, però appunto c'è Otto che dice: ma guarda che c'è quello lì che invece magari ci può portare alleati di un certo tipo, c'è quell'altro che invece ci può portare, diciamo, il supporto di qualcun altro. Quindi anche le Kingsguard vengono scelte ovviamente con l'occhietto, nel senso, non tutte stanno lì, non tutti i cavalieri stanno lì per bravura effettivamente, cioè le alleanze sono importanti. Ciao ragazzi, scusate, ma un pezzo di video non mi si è registrato bene. Ed era il pezzo in cui spiegavo perché Rhaenyra sceglie Ser Criston. Ed è il motivo, in realtà è molto semplice, che tra tutti i candidati che c'erano, Ser Criston è l'unico con esperienza di battaglia. Quindi lei giustamente pensa: se mio padre deve essere protetto, preferisco che sia uno che un po' di battaglia la conosce, cioè degli schemi politici. Dice ad Otto: non me ne frega niente, mi frega solo che mio padre sia al sicuro. Quindi era questo. Allora, qui ci dice Viserys che appunto lui sta costruendo questo modellino di Valyria e ci dice che Valyria è stata costruita intorno a un vulcano. La capitale di Valyria è stata costruita su un vulcano praticamente. E dice: e i Dragon Lords, quindi coloro che avevano i draghi, perché ricordo che a Valyria non solo i Targaryen erano Dragon Lords, però dice erano la nobiltà più alta che c'era. Vivevano in questa città qui, proprio sopra questo vulcano, che era come un simbolo appunto di potere. Comunque, ecco, in questa scena qui, a parte questo interessante scambio su Valyria, c'è il fatto che appunto continuiamo a vedere che Alicent continua a far compagnia al re, quindi diciamo si stanno conoscendo, stanno comunque creando una relazione al momento amicale, ma sicuramente diciamo che Alicent è diventata una sorta di conforto per Viserys. E qui già potete sentire lei da come parla, che adesso ve la faccio sentire. I think she would open herself to you if invited. Ok? Potete sentire che lei già, rispetto alla prima volta che ci è andata, sia molto più rilassata, molto più tranquilla. Infatti sono passati più o meno 6 mesi. Diciamo che Viserys poi è una brava persona, non è una persona viscida. Quindi diciamo che lei si sente sicuramente molto più a suo agio con Viserys rispetto all'inizio. Alicent fa una domanda molto interessante qui, gli chiede se per lui Westeros può diventare una nuova Valyria. Lui non è convinto, anche per il fatto che comunque a Valyria c'erano anche molti molti più draghi, c'era molta molta più magia, e quindi secondo lui, diciamo, quel potere che si aveva a Valyria non lo potranno più raggiungere. E qui gli cade questa statuina che lui aveva costruito di questo drago. È importante perché la rivedremo dopo. E allora, quindi, qui poi c'è Viserys che chiede a Alicent come sta Rhaenyra, perché ultimamente non gli parla più come prima. E diciamo, Alicent appunto gli dice che sicuramente ci vorrà del tempo per il fatto che la povera ragazza, insomma, ha perso la madre, quindi prima che riuscirà magari ad aprirsi emotivamente, un po' di tempo ci si metterà, insomma. E però qui poi è interessante perché vediamo il tipo di flirt, il flirt in un contesto come quello di House of the Dragon, come quello di A Song of Ice and Fire. E qui appunto lei, come gli fa un complimento, gli dice: ma secondo me se glielo chiedeste di parlare a Rhaenyra, lei si aprirebbe, perché gli dice in inglese: there's an easy way about you, che vuol dire tipo, tradotto è tipo: no, perché metti il tuo interlocutore a suo agio, no? E capendo diciamo la flirtata, chiamiamola così,
Viserys le chiede se Alicent tante volte abbia parlato con Rhaenyra delle chiacchierate che loro due si fanno, Viserys e Alicent, e, perché in realtà lui non vorrebbe che Rhaenyra lo venisse a sapere perché potrebbe non capire. E ha ragione, perché quale figlia capirebbe che suo padre sta passando tempo con la sua amica della stessa età e che, diciamo, a quanto pare non è che sono proprio parlate del tutto innocenti, diciamo che c'è un secondo fine, si comincia a capire da entrambe le parti, insomma. Ma comunque si continua a capire da come recita l'attrice che fa Alicent, che è bravissima. Che appunto comunque lei non lo fa a cuor leggero, cioè Alicent continua ad essere spinta da suo padre, non è che lei si stia innamorando di Viserys. Comunque vi volevo anche far notare come i vestiti di Alicent, che si continua a vedere che sta mettendo i vestiti della madre, siano molto più sensuali, sono molto più sinuosi rispetto a quelli che aveva nella prima puntata. Cioè, se noi prendiamo Alicent appena la vediamo la prima volta con questo vestito azzurrino, tutto largo, con le maniche un po' a sbuffo, no? Cioè, ci dà proprio il senso di fanciullezza, di innocenza. Invece, dalla fine della scorsa puntata, lei ha anche tutte queste trasparenze sulle braccia. Infatti, anche questo vestito che è bellissimo, proprio, cioè, chi veste Alicent, non lo so, vorrei diventare amica sua, però. Avete visto quanta pelle scopre, cioè è molto più da adulta. Since my mother died. And already they tried to marry my father off and replace me as heir. I know those men and how they plot in their secret councils when I've been sent away. You cannot worry at the matters of lords and kings, Rhaenyra. What if your father were to remarry? Diciamo che Alicent comincia a dire a Rhaenyra che fa, dice, vabbè, però non pensare a queste cose, insomma, a questi discorsi cioè, da uomini e re, le dice, cioè, d'altronde, cioè, se tuo padre si sposasse, che succederebbe? Perché lei già sa quello che il padre, cioè che Otto vuole che vada a succedere. E qui, insomma, comunque Alicent tende a dirle, dice, però comunque tuo padre ti vuole bene. Ti ha scelta come erede, cioè muore là, nel senso anche se gli altri dovessero spingere su qualcosa, per Alicent comunque è poco probabile che Viserys cambierà idea sull'erede, cosa che infatti vedremo che è una cosa a cui lei continuerà a credere anche da adulta. E però Rhaenyra qui risponde: non mi ha scelta come erede, ha semplicemente tolto Daemon di mezzo. Che è molto triste, nel senso perché appunto manco quando è stata scelta come erede, sta povera ragazza può stare tranquilla. Anzi, i suoi problemi sono appena iniziati. Comunque, una cosa che mi piace molto qui è che si vede. Che vanno a pregare appunto al tempio, quindi che hanno le candele, che accendono le candele, cosa che nel Trono di Spade non abbiamo mai visto. Consideriamo che invece Sansa va a pregare spesso. E che è interessante perché appunto vedi le usanze comunque di questo popolo. E mi piace appunto che c'è questo altare in mezzo con i sette dei intorno. Molto bello, cioè secondo me queste cose qui nei fantasy sono molto interessanti. Vedere la loro religione, cioè mi interessa anche parecchio perché secondo me, cioè, devi essere un genio per riuscire a creare un mondo che sta così in piedi da solo, che sembra effettivamente un mondo del tutto reale, con le sue regole, con le sue dinamiche, e per me niente, per me George Martin è geniale, lo dico e lo dirò sempre. E sì, e qui praticamente parlano appunto del fatto che Alicent si sente quando va al Septon, quando va a pregare, si sente più vicina a sua madre e quindi voleva che Rhaenyra provasse perché comunque appunto da che Emma è morta, Rhaenyra si è molto chiusa in se stessa
E vediamo che Rhaenyra non è un tipo di ragazza che evidentemente prega molto, perché infatti si gira verso Alicent e le dice: ok, che devo dire adesso? Alicent le dice che deve dire quello che vuole, è solo per Rhaenyra e gli dèi da sapere, non deve dire niente ad alta voce. Sono sempre belle le scene tra Alicent e Rhaenyra, perché appunto vanno a creare questa relazione che poi dopo andrà a disfarsi, che come dicevo nella prima puntata, ci carica di aspettative e di emozioni, nel senso il pensiero che comunque queste due ragazze erano molto amiche, che comunque si sostenevano l'una con l'altra, e poi dopo per questioni di politica saranno aizzate una contro l'altra, è sia interessante quanto triste. Niente, quindi mi piace un sacco loro, la loro relazione. Your Grace. I'm glad we could meet. I know tempers ran hot today, but I wanted to assure you how much I value the bond between our houses. Rhaenys is my favorite cousin, after all. I wish to apologize for the tenor at the small council today, Your Grace. It was not my intent to make offense. Your fleet is one of the realm's most important assets, Lord Corlys. But you must understand. As king, it is my obligation to avoid war until such time it is unavoidable. None among us desire open war. Ecco, allora qui è molto interessante perché vediamo Viserys che vuole comunque appianare le divergenze con i Valerion. Quindi che fa? Chiama Corlys e sua moglie Rhaenys a fare appunto questa passeggiata insieme per parlare insieme. E ovviamente lui sottolinea qui quanto tenga al rapporto che le loro due casate hanno. Al che Corlys gli dice: guardi, Your Grace, mi dispiace una cifra per quello che ho detto poco fa, insomma, prima al Consiglio Ristretto, non volevo recare offesa. E qui Viserys dice una cosa molto importante secondo me per un regnante, cioè io ho capito che tu c'hai l'ansia per il fatto della flotta, dice: credimi che ce l'ho pure io, perché la tua flotta è una degli asset più importanti che noi abbiamo, però io in quanto re non posso andare a fare guerre, io come re devo cercare di evitarle le guerre, di portare la pace prima che la guerra arrivi. E su questa cosa qui a me piace molto soffermarmici, perché invece nel Trono di Spade, almeno mi ricordo quando appunto leggevo le impressioni, insomma, dei fan, cioè che il re dovrebbe essere uno, cioè dovrebbe essere scelto un re che in guerra possa combattere in modo magnifico. E no, perché se no sei un re di merda, cioè abbi pazienza, ma io mi devo mettere in mano a un tizio che invece che mandare avanti la pace, cercare di tenere tutto sotto controllo, tutto tranquillo, tutti sereni, sia il primo che va a fare le guerre, cioè nel senso, se prendiamo grandi combattenti che sono stati re, sono per esempio, per dirvi, Robert è un grandissimo, grandissimo combattente, uno dei più forti, eppure come re non ci capisce una sega, cioè lo vedremo anche nel prossimo capitolo che vedremo nella rubrica, che è appunto un capitolo in cui lui parla con Ned e non è assolutamente in politica, di politica non ci capisce assolutamente nulla. Stessa cosa, e mi duole il cuore, ma è vero, se parliamo invece di Rob Stark è un ragazzo fortissimo che veramente su piano militare è assolutamente una perla, perché appunto, ripeto, è riuscito a comunque sconfiggere un avversario potente come Jaime Lannister, ma per quanto riguarda le interazioni tra gli altri lord, seguire quello che devono, cioè i loro capricci, le loro richieste, Rob fa fatica e questo purtroppo ti porta a diventare un re poco consistente, un re che comunque prima o poi questo potere qui lo perde, cioè si creerà dei nemici. Quindi invece è molto interessante il fatto che qui non solo ci hanno detto nella scorsa puntata che essere re è una gran cazzo di fatica,
e che è anche un posto pericoloso, ma è un posto in realtà dove tu non devi inneggiare alla guerra, cioè tu non devi sperare che ci sia una guerra, tu devi sperare che ci sia seduto lì una persona che la guerra non la fa, cioè un diplomatico, una persona che comunque riesca ad appianare tutti i dissidi che ci possono essere tra una casata e l'altra, o anche con un potenziale nemico, cioè lui ha ragione a non attaccare le Free Cities, perché se io vado ad attaccare le Free Cities così de botto senza senso, e questi poi dopo, chissà che fanno, cioè comunque ti attaccano, si entra in guerra, la guerra porta comunque carestie, porta il fatto che la gente muore, cioè nessuno dovrebbe auspicare al fatto di avere un re che pensa solo alla guerra, cioè porta solo casini. Anche Corlys gli dice: no, no, ma infatti ha ragione, nel senso l'open war, quindi proprio la guerra aperta, non la vuole nessuno. Ecco, però poi dopo gli dice: guarda, ma ti posso dire invece quello, c'è cioè una cosa che penso proprio, cioè dal cuore? E Viserys dice: certo, ovviamente. E qui parte l'ambizione dei Valerion, che non è differente dall'ambizione di Otto. Infatti dice: guardi, oh, ma è morta sua moglie. Eh sì, lo sappiamo. Sì, e dice, cioè, nel senso, adesso le cose si stanno mettendo male, perché comunque allora tuo fratello, a Viserys, quindi parla di Daemon, cioè praticamente è stato tolto dalla lista, insomma, dei successori, però comunque si è andato a prendere Dragonstone e nessuno gli ha detto un cavolo. Dall'altra parte abbiamo questi dalle Free Cities che arrivano a rompere i coglioni. Quindi ora la corona comunque risulta vulnerabile, no? Perché nel senso non c'è più. Ha perso la moglie, mo ci stanno tutti questi problemi. Cioè non vorremmo dimostrare, insomma, di essere deboli, no? Eccolo. E allora, cioè, giustamente Viserys dice: sì, ho capito, va bene, ma per dimostrare che non sono deboli, cioè che non siamo deboli, l'unica cosa che devo fare è entrare in guerra, cioè non ha senso. E infatti la cosa che invece Corlys e Rhaenys dicono, anche dopo essersi guardati, cioè con uno scambio tipo di sguardi come per dire: babe, ci siamo, dai, dai, lancia sta bomba, è: diventiamo più forti unendo le nostre case. È questo quello che volevi, cioè non è tanto la guerra, non è tanto che la corona è debole, ma perché vuoi che uniamo le nostre famiglie. E come facciamo? Vogliono che Viserys sposi la loro figlia Lena. Lena, che ci avrà 12 anni. Perché? Perché comunque loro sono le ultime due stirpi di Valyria, insomma, quindi sono le ultime due famiglie che vengono da Valyria, hanno il sangue valiriano. Quindi, cioè, quindi dobbiamo comunque diventare più forti in tal senso. E quindi tramite questo matrimonio tra queste due casate, che hanno comunque il sangue del drago, si andrebbe a dimostrare al mondo che questa stirpe è ancora forte, capito? The realm expects you to take a new wife sooner or later, Grace, to strengthen your line and produce more heirs. You could not ask for a stronger match than Lena. E qui si vede, e qui continuo a dire quanto l'attore che interpreta Viserys è bravissimo, perché qui tutto il suo disagio nel pensare di comunque sposare una bambina, lo vediamo tutto. Infatti poi lui dice: beh, però guarda, cioè nel senso, sì, però io, diciamo, sono passati solo manco 6 mesi che Emma è morta, io mo al matrimonio non è che ci sto a pensare. Rhaenys gli dice: ma scusami, ma tanto, cioè nel senso, ti devi sposare prima o poi, Your Grace, cioè che fai, rimani single? Non si può avere questa cosa. Perché questo? Perché Rhaenyra, essendo sola, e non tanto perché donna, cioè nel senso quello è il secondo problema, ma loro, siccome non è che glielo possono dire proprio così a Viserys, dove si puntano? Al fatto che avere un singolo erede non va bene, perché se questo singolo erede muore, anche la stirpe muore con lui o barra lei, quindi Viserys deve risposarsi non tanto ufficialmente per produrre un erede al trono, perché ce l'ha, ma per produrre una nuova linea, cioè nel senso per continuare, in caso Rhaenyra dovesse andare a morire, continuare ad avere comunque persone che hanno il sangue di Valyria, il sangue dei Targaryen, e continuare, insomma, la linea al trono, cosa che loro dicono diventerebbe ancora più forte se
i figli che noi, cioè che se gli altri eredi avessero il sangue sia dei Valarion sia dei Targaryen. Effettivamente, insomma, se si pensa in questi termini qui, cioè è vero, soprattutto per i Targaryen che tengono così tanto al fatto che sono Dragon Rider. Cioè, e che il fatto che si crede che il sangue di Valyria riesca a tenere sotto controllo i draghi, ovviamente il match più auspicabile è quello che si avrebbe tra qualcuno di casa Valyrian e qualcuno di casa Targaryen. Quindi posso capire quello che loro stanno facendo qui. Allora, qui c'è poi questa scena qui dove vediamo Viserys e Rhaenyra che cenano insieme e che per la prima volta appunto diciamo parlano del fatto che non hanno più parlato poi così tanto dopo in questi 6 mesi. C'è questa scena molto carina perché appunto si vede che c'è un po' di tensione per il fatto che non è che appunto sono mesi che non parlano più tantissimo e dove appunto riparlano di Emma. E Viserys con gli occhi pieni di lacrime le assicura che lui ama e ha amato sua moglie tantissimo e secondo me anche questo dolore che ha nella voce, nella faccia, non è soltanto per il fatto appunto che al pensiero che sua moglie sia morta, ma anche per il fatto che sa perfettamente che probabilmente si dovrà risposare, quindi lui vuole che sua figlia sappia che non è un rimpiazzo, che lui continua ad amare Emma e che qualsiasi cosa succeda, questa cosa non deve cambiare, cioè non cambierà. Un'altra cosa di cui parlano è Ser Criston e ci spiegano perché, c'è Rhaenyra che spiega a suo padre perché ha scelto lui. E poi un'altra cosa di cui parlano è che lei, insomma, si scusa del fatto che ha parlato durante il concilio, ma il padre le dice di non preoccuparsi perché, cioè, comunque lei imparerà a capire come vanno fatte le strategie, insomma. Però io su questo mi sento di dissentire perché, come ho detto prima, cioè lei impara parlando, ora, cioè ascoltare serve tantissimo, però lei sicuramente deve dire la sua e deve essere corretta, cioè tu me la devi correggere, non me la devi mandare via dalla stanza mentre tutti quegli altri dicono la loro, perché se no, poretta, lei non impara niente, anzi più che altro si sente umiliata perché cioè, a parte uno dire, vabbè, ho detto una cazzata, sono stata mandata via, ma anche, cioè, non ci spendete neanche tempo a correggermi, a farmi capire come mi devo comportare. Questo non depone tanto a loro favore, giustamente, dà a Rhaenyra e ancora più, diciamo, a supporto dell'idea che non la vogliono sul trono. Quindi, cioè, se tu non mi vuoi sul trono, non hai neanche bisogno di correggermi. Ok, qui vediamo che le ferite di Viserys continuano a peggiorare. Ora, quando lui e Daemon si sono visti l'ultima volta nella sala del trono, alla fine della discussione, Viserys si è anche tagliato il dito con una delle lame lì accanto. Che io dico, ma santo cielo, no? Ma un cuscino, qualcosa che salvi quest'uomo, chiunque si sieda su sta sedia, ci teniamo a tenere affilate ste spade sempre. E quindi lui si è tagliato questo dito. Qual è il problema però? Che sto dito ora sta marcendo, cioè sta entrando in cancrena. E quindi stanno, diciamo, tentando tutti i modi per cercare di salvargli il dito. Però non credo che far mangiare ai vermi la carne servirà a niente. Continuiamo a vedere che la salute di Viserys comincia a peggiorare, comincia il suo declino. E qui intanto parla anche con Otto del fatto che Rhaenys e Corlys sono andati da lui per proporgli in matrimonio la figlia. Per poco a Otto non gli è pian colpo, proprio si vede la faccia, mo ve la metto. Si può vedere come gli cambia lo sguardo, oh minchia, cioè in che senso? Infatti fa, ma chi si dovrebbe sposare, scusa? E lui dice, io con Lady Lena. Oh porca troia, proprio si vede, sto attore è meraviglioso comunque, cioè è bravissimo. Quello che fa Otto è bravissimo, già l'ho visto parecchie volte, ma cioè, meraviglioso. E allora c'è Otto che ovviamente fa, dice, però no, fermi, cioè non è che lui può venire da te
e fa come cazzo gli pare, cioè queste cose importanti come matrimonio vanno discusse col concilio ristretto. Che cazzo fa questo, fa da solo? Panico, il panico negli occhi di Otto, si vede tutto. E infatti c'è Viserys che dice ma infatti è per questo che io ne sto parlando con te, per proporre questa cosa. Quindi dice: che mi consigli? Capirai, che gli consiglia? E allora Otto dice: ma è giovane Lena, cioè giovane, dove andiamo? E che dico, perché tua figlia no, tua figlia è adultissima. Però siccome non sono da soli, perché c'è anche il... è un maester questo? Sì, è il maester questo qui, che sta curando Viserys, che fa parte del concilio ristretto, che ovviamente dice, in realtà sarebbe una buona idea, perché siccome ci sono tensioni tra noi e Corlys, il fatto che tu ti sposi con Lena in realtà andrebbe a sistemare tutto sto casino. Secondo me qua Otto gli avrebbe voluto tirare la scatola coi vermi tutta addosso. Infatti si vede, perché sta cercando tutti i modi per dire ok, aspetta, devo cercare un modo per fermare quest'idea subito. E allora insomma, però c'è Viserys che dice comunque, perché Otto allora la butta sul re, no? Dice ma lei che pensa invece su sta cosa? E Viserys dice in realtà io sono un po' preoccupato di quello che potrebbe pensare Rhaenyra. Ma il maestro, che a quanto pare a lui idea ma non gli frega proprio un cazzo, dice vabbè, ma è morta, cioè la madre è morta, se ne farà una ragione. Il padre deve comunque continuare a produrre eredi per il bene della casata. Questo tizio di Emma non gliene frega proprio nulla. Dearly loved my own lady wife. The pain of her passing still haunts me. And to be compelled to replace her for duty's sake. You are the king. E qua Otto è un gran manipolatore, santo Dio, perché allora gli fa, dice no, perché Your Grace, pure io ho sofferto una cifra quando è morta mia moglie, e il pensiero di rimpiazzarla con qualcun altro è doloroso, Lei è il re, ma io in questo momento non la invidio affatto. Cioè, è un bastardo proprio! Cioè, è assurdo! Lui prova, cioè proprio mette l'attore in risalto la parola replace. Cioè, è bruttissimo, perché già si sa che Viserys fa fatica ad andare avanti, anche soltanto appunto all'idea che lui deve fare questa cosa qui per dovere. E lui che proprio gli spinge il fatto che è un replace, è un rimpiazzo di sua moglie, cioè è proprio uno stronzo, perché comunque già manipola Viserys a vedere quest'unione con Lena più rimpiazzo. Ricordiamo che Otto ancora non ha proposto Alicent, lui gli ha messo Alicent intorno, sa che questo problema comunque di continuare la stirpe c'è, quindi per forza Viserys a un certo punto si dovrà sposare, e quindi lui, mettendogli Alicent intorno a Viserys, così che si possano conoscere, spera sicuramente che venga da Viserys stesso il fatto che dici scelgo Alicent. Viserys si sentirà molto più a suo agio e meno in colpa a sposarsi con una persona con cui lui ha passato il tempo e con cui adesso diciamo ha un legame anche affettivo, rispetto a piazzargli così una bambina con un grande pedigree che proprio risulta come un rimpiazzo. Cioè in questo momento qui Alicent risulta molto meno come rimpiazzo, cioè un bastardo infame Otto. Mo c'è la scena più disagevole finora perché appunto c'è questa passeggiata tra Viserys e Lena, e diciamo che la differenza di età non solo è evidente ma è disturbante, e si sente disturbato insieme a noi pure Viserys. E povera cara Lena prova a fare un po' di conversazione chiedendogli un po' di Balerion, no? Appunto il drago di Viserys. Ma poi a un certo punto lei si ferma, cioè si vede che l'hanno preparata, perché lei si ferma con gli occhi spalancati, povera stella, di terrore, perché ci credo, dice, cioè è un grande onore per me il fatto che potremo unire le nostre case,
E com'era a Valiria, insomma, mandando avanti la stirpe di Valiria, e le assicuro che io le darò un sacco di figli. È disturbantissimo perché sta ragazzina è piccola, cioè è proprio piccola, si vede, cioè non, è impossibile non notare quanto sia piccola. E quindi, cioè, sentirla parlare di sfornare eredi che avranno appunto il puro sangue di Valiria, cioè è totalmente disturbante. E infatti, insomma, cioè, si vede totalmente che è preparata a questa cosa. E infatti anche Viserys, totalmente a disagio, le chiede, dice, è stato tuo padre tanto a dirti, no? Questa cosa qui, cioè quello che mi dovevi dire. E lei ovviamente, cioè, si vede dalla faccia che è così, insomma, è stata preparata. E allora, poi dopo Viserys si chiede, ok, tuo padre ti ha detto questo, invece tua mamma che cosa ti ha detto? E lei dice che tanto non dovremmo andare a letto finché io non ci avrò 14 anni. Quando appunto parlavo questo con Catelyn l'ho visto parecchie volte nei suoi capitoli. Intanto appunto il fatto che una famiglia in un periodo storico come Westeros non è una famiglia tipica come potremmo concepirla noi. Loro spingono a avere questo upgrade, diciamo, cioè spingono al fatto che la figlia possa fare la scalata sociale per diventare regina. Perché come ho detto sempre in uno dei capitoli di Catelyn, per una lady di Westeros diventare regina è la massima aspirazione possibile e quindi la famiglia è anche disposta, cioè in questo caso i Valyrian perché il caso di Stark era un po' diverso, questa famiglia qui è disposta a far sposare la loro figlia di manco 12 anni a un uomo molto più grande, poi dicendole ma stai tranquilla tanto aspetti 14 anni prima di andarci a letto, cioè è assurdo, è totalmente, cioè proprio ti mette a disagio, ti mette a disagio, ma è giusto che ti metta a disagio, perché, questo tipo di matrimoni, che purtroppo poi in tante altre parti del nostro mondo anche esiste ancora, è totalmente disturbante e andrebbe fermato. Quindi mi piace come l'hanno resa, perché appunto non viene esaltata come cosa positiva, ma è totalmente, insomma, è totalmente appunto disturbante e giudicabile in modo negativo. Quindi mi piace come l'hanno gestita questa cosa. Ok, nel frattempo noi assistiamo al fatto che Rhaenyra sta guardando questa passeggiata e avrà il suo primo scambio nella serie con Rhaenys. Rhaenys e Rhaenyra hanno molte cose in comune, appunto erano le legittime eredi dei rispettivi, insomma, re predecessori, ma nel caso di Rhaenys lei è stata completamente bypassata per mettere appunto sul trono Viserys. Invece vediamo che Rhaenyra sì, ora è erede, ma che in realtà la sua posizione non è stabile. E quindi ovviamente Rhaenys ora le va a parlare. E qui insomma c'è Rhaenys che cerca una reazione da parte di Rhaenyra perché appunto le dice: ma tu, cioè, ti dà fastidio sta cosa, il fatto che tuo padre si dovrà sposare con mia figlia? E Rhaenyra le risponde in modo politico, nel senso che dice: è lui è il re, deve comunque far diventare più forte la sua linea di successione, va bene. Però Rhaenys dice: io non ti ho chiesto la politica, ti ho chiesto tu che cosa pensi, no? Cioè che cosa provi. E allora Rhaenyra le dice: vabbè, scusami, che ti frega quello che penso io, a te non ti dà fastidio il fatto che tua figlia si deve sposare con mio padre? E lei risponde: certo che mi dà fastidio, ma capisco l'ordine delle cose. Quindi, insomma, diciamo che continua il sottolineare il fatto che Rhaenyra ora è erede, ma perché è l'unica, ma appena poco poco nascerà un maschio, verrà tolta di default. Questo lo sa Rhaenys, questo lo avverte Rhaenyra, questo lo sperano tutti all'interno del concilio ristretto. Man would sooner put the realm to the torch than see a woman ascend the iron throne. E qui Rhaenys dice questa frase che è molto molto importante perché appunto è tutto il problema della danza dei draghi, uomini che non vogliono una donna sul trono, quindi la triste verità. E quando è che dico che Viserys per me
è una bravissima persona, ma non è un grande re, nel senso. Lui, per quanto riguarda la politica, a me lui piace tantissimo perché appunto non fa violenze inutili, non combatte guerre inutili, è molto pro pace. Qual è però il suo problema? È che è poco fermo, nel senso, comunque non riesce ad imporsi nei confronti anche sia dei suoi consiglieri, sia poi dopo vedremo anche con la sua famiglia. Quindi lui, per mantenere questo comunque senso di pace, tende a fare anche gravi errori. Ecco, in questo caso qui impone Viserys, ma vedremo che si imporrà sempre nei modi sbagliati, nel senso. Nei confronti di Rhaenyra non è tanto il problema che continua comunque a volere lei sul trono, quello è giustissimo, ma il problema è che le perdona delle cose che a chiunque altro, a qualunque altra donna nel mondo di Westeros non sarebbero mai perdonate, tipo appunto tutta la storia dei suoi tre figli che sono ovviamente dei bastardi e lui, nonostante lo sa, non fa niente al riguardo, ma quello ti mette in una posizione in cui ovviamente la gente intorno a te diventa molto più incazzina, proprio perché già tua figlia è una donna e sta insistendo a voler mettere lei sul trono. Ma in più questa ha fatto il cazzo che gli pareva, ha fatto dei figli che sono sicuramente non del marito, che poi vedremo chi è chiaro che poi dopo la gente si incavola. E qui ecco c'è questa scena tra Alicent e Viserys, in cui appunto Viserys le sta dicendo che sta in trattative per sposarsi e lei chiede chi è sta lady per cui insomma che cui si deve mettere e lui dice The Lady Lena Valerion, al che si vede proprio sulla faccia di Alicent tipo un oddio sì, perché infatti dice beh un'alliance potente, ma sicuramente insomma Lena è dolce, è buona, è carina e sicuramente diciamo, apprezzerà la compagnia di vostra grazia quanto l'ho apprezzata io, quindi lei già si sta togliendo. Infatti, si vede che insomma è come se sta un po' più tranquilla. Poi fa un regalo a Viserys, che era appunto la statuetta che prima si era rotta del drago, lei gliel'ha fatta sistemare e gliel'ha riportata. Un regalo che comunque è stato molto apprezzato da Viserys. Già si vede quando entra Otto, Alicent cambia faccia, proprio diventa improvvisamente molto più rigida, cioè si vede appunto che, come dicevo nella prima puntata, la presenza del padre è non solo una costante, ma anche una costante pesante che lei soffre, perché appunto la spinge a fare cose che lei non vorrebbe fare. Qui il problema qual è? È che c'è Daemon che praticamente ha rubato uno dei. Sì, perché non l'ho detto, ma Otto è entrato perché ha richiesto una riunione urgente del consiglio ristretto. Questo perché? Perché Daemon ha rubato uno delle uova. Di Dreamfire, sì. E non solo questo qui è appunto, cioè che lui si è imbucato dentro la Dragon Pit, ha preso un uovo e se l'è portato via, ma questo specifico uovo era l'uovo che Rhaenyra aveva personalmente scelto per suo fratello Balon, cioè nel senso, ora, con tutto il bene, cioè per quanto Daemon si possa sicuramente più in là nella serie dimostrare comunque anche comunque incline ad aiutare la sua famiglia, come lui si comporta all'inizio, tende, cioè, secondo me, a far vedere quanto in realtà come personaggio lui sia ambiguo, perché per quanto sia un personaggio effettivamente interessante, per quanto sia un personaggio molto sfaccettato, in realtà, cioè all'inizio, soprattutto della serie, è un gran pezzo di stronzo, cioè diciamoci la verità, nel senso, brinda al fatto che il nipote è morto, manco un giorno è che ha vissuto lui l'erede che non è mai stato, ottimo. Poi comunque tende appunto a prendere decisioni molto prese sul momento. Adesso
frega pure l'uovo sempre di sto suddetto ragazzino, cioè nel senso, voglio dire, per quanto sicuramente dopo ci farà vedere cose positive, però all'inizio insomma Damon è veramente, è per quello che dico, è un personaggio che io non riesco ad inquadrare, perché per quanto tu puoi tenere alla, cioè se tu tieni veramente alla tua famiglia, tu a tuo fratello non brinderesti perché gli è morto un figlio e brindi al fatto che ora sarai tu il re, né tantomeno te ne vai e prendi il castello che ora è di tua nipote, che è ora la legittima erede e quindi anche principessa di Dragonstone, e in più vai pure a rubare l'uovo del defunto figlio, cioè nel senso, qui se l'era scordato lui di far parte della famiglia dei Viserys, se l'è ricordato più in là con gli anni, suppongo. A sto punto giustamente Viserys si incazza perché ha rotto i coglioni suo fratello, però ci voleva andare lui, ma invece invece Otto lo ferma e dice no, secondo me è troppo pericoloso, probabilmente pensava che era una trappola da Daemon nei confronti di Viserys, come se lo volesse attirare a Dragonstone per farlo fuori, ovviamente questo non credo sia il caso, però comunque Otto decide di andare lui. You're the most comely girl at court. Why do you destroy yourself? E qui ecco appunto, comunque continuiamo a vedere quanto Otto continui a spingere per Alicent, per cui Alicent passi il tempo con il re. Intanto prima le prende le mani e le dice ma che te combini, insomma, cioè, ma perché te devi distruggere le mani a sta maniera, cioè non capendo che comunque è fonte di stress evidentemente tutta questa situazione per sua figlia, ma lui poco gliene frega e infatti dice vai, ma stasera vai dal re, e lei dice se tu vuoi ci vado, e quindi insomma qui si fa vedere che non è che Alicent passi il tempo con Viserys così perché le va, ma perché comunque dietro c'è sempre il padre che ce la manda. Ok, adesso vanno a Roccia del Drago. Questa cosa qui di Roccia del Drago mi piace un sacco perché nonostante hanno usato lo stesso setting che hanno usato nel Trono di Spade, qui possiamo vedere molto di più come l'hanno resa molto più inquietante, perché ricordo che Dragonstone è un castello molto inquietante, è un castello appunto che sta su quest'isola e è poco ospitale come isola, è molto brulla, piena appunto di queste tutte rocce, il castello è nero, è messo nella nebbia con tutti questi gargoyle a forma di drago che te guardano e te mettono l'ansia. Qui, nonostante appunto purtroppo la maestosità che si può vedere nei disegni di Dragonstone, che anche appunto che ci sono nei libri, hanno mantenuto secondo me appunto un castello molto meno inquietante rispetto a quello che è in realtà, però un nice touch che hanno messo è il fatto che c'è tutta questa nebbia e fanno queste bellissime inquadrature sugli stessi punti in cui siamo passati con gli attori del Trono di Spade, dove invece splendeva un sole che penso manco a Dorn. Invece vedete com'è molto più inquietante, cioè è tutto il sound è ovattato, c'è il fuoco in fondo. Comunque appunto a me il fatto che hanno aggiunto questa nebbia, cioè anche il sole è ovattato lì, è molto figo e mi dà il senso di Dragonstone, cioè tutta questa nebbia inquietante che appunto rende ancora più inquietante il mega castello che ci sta. Appunto qui adesso arriva anche Daemon che appunto chiede dov'è Viserys e c'è Otto che fa ma il re non si abbasserebbe mai insomma a sta farsa, perché infatti diceva lascia Dragonstone, vattene, cioè manda via pure la tipa. E qui insomma beh, mi piace puntare proprio che l'attenzione sulla bravura di Matt Smith quando appunto poi parla con Sir Criston Cole, che appunto fa questa cosa tipo ah sì no non mi ricordavo, e lui mi piace un sacco come recita, è bravissimo. Criston Cole, my prince. Ah, yes, sì, dice no non mi ricordavo. Non mi ricordavo chi tu fossi, perché ovviamente appunto Sir Criston è appena entrato nelle Kingsguard e Sir Criston gli dice beh non si ricorda di me, magari si ricorda che l'ho fatto cadere col culo per terra al torneo.
Very good. Qui insomma c'era Otto appunto che dice vabbè ma ti stai abbassando così tanto per avere l'attenzione del re, ma c'è Daemon che dice vabbè ma io voglio solo mandare avanti le nostre tradizioni come ha fatto anche mio fratello, cioè nel senso io, cioè i figli dei Targaryen devono appunto dormire con quest'uovo che poi si schiuderà e loro appunto avranno poi il loro drago, dice, per come ha fatto lui, perché non posso fare pure io? Però Daemon si scorda una cosa che Otto gli ricorda, dice tu, cioè sei comunque sposato, quindi i figli che tu farai sono dei bastardi e i bastardi non hanno diritto a appunto ricevere il drago come sarebbe invece un figlio di un Targaryen, insomma. Sì, perché qui poi c'è Daemon che si è inventato che come si chiama lei? Vabbè che insomma che lei è incinta, però è quello, cioè Daemon sta dicendo che vuole diciamo usare la violenza contro il gruppo che è arrivato, però questo vorrebbe dire iniziare effettivamente una guerra. A parte che vediamo il mio drago preferito, eccolo che arriva, guardate quanto è bello. Spero che lo possiate vedere, ma è bellissimo. Chi è? Ale. Sì, lui è l'amore mio di drago. Sì, sì. Caraxes è nel mio cuore. Guarda, è carino. Ti è? Bravo, mamma. Quindi vediamo Caraxes, ma... Che è la prima... No, è la seconda volta che vediamo Caraxes. Ma ora a sistemare la situazione arriverà Rhaenyra insieme a Syrax. Eccola qua. Sì, e giustamente, insomma, quello che lei vuole fare, secondo me, perché sa che comunque lei può essere in grado di convincere Daemon a fermare sta follia, insomma, senza che nessuno si faccia male e senza che soprattutto inizi una guerra. Secondo me lei è consapevole dell'ascendente che ha su Daemon e della preferenza che Daemon ha nei suoi confronti ed è per questo che lei va. E infatti la cosa che gli altri, vabbè, Otto è in ansia, tutti sono in ansia, perché appunto lei è l'unica erede di Viserys, quindi se dovesse succedere qualcosa e lei ne rimanesse uccisa, abbiamo salutato i Targaryen con molto affetto. Però lei va a parlare comunque con suo zio, E intanto appunto lo affronta sul fatto che dice scusami, intanto stai nel castello mio perché so io l'erede, non paga manco l'affitto vorrei dire. Poi appunto cioè, si affrontano sul fatto della moglie, che lui dice sì adesso io mi sposo, ma lei dice bello ma tu sei già sposato, cioè forse non te lo ricordi. Però lui dice però mica l'ho scelta io e grazie come tutti insomma. E quindi poi lei lo affronta anche sull'uovo, che giustamente dice che cazzo c'entra che ti prendi l'uovo mio. E lui rispiega il fatto che vuole che suo figlio abbia un drago. Giustamente poi c'è la cosa che c'è Rhaenyra che dice inutile che fai tutta sta roba, perché in realtà l'unico modo per te per diventare erede è uno, cioè è farmi fuori a me. Quindi fammi fuori, così la finiamo tutta sta roba, te calmi pure tu, ci calmiamo tutti. Si vede che Daemon ha, ripeto, questo debole per Rhaenyra, infatti... Non le fa del male, la lascia andare e le ridà anche l'uovo. Ora capiamo perché Missaria è incazzata. Allora, Missaria perché è incazzata? Perché intanto Daemon si è inventato che si dovranno sposare. Due, si è inventato che avranno, cioè che hanno, o che comunque hanno in mente di fare dei figli. Ora, qual è il problema? È che lei i figli non li vuole. È l'unico motivo per cui è qui, perché Daemon le ha promesso che l'avrebbe protetta, ma non si era parlato né di sposarsi né di fare figli. E questa cosa qui è molto interessante, perché rispetto a vedere un personaggio che vuole fare una scalata sociale e che quindi subito, magari se vorrebbe sposano per dirvi, fare una scalata sociale, a lei non interessa niente, lei vuole semplicemente stare al sicuro, stare tranquilla. Giustamente lei si incazza perché dice ok, ma tu metti, che lui dice vabbè ma noi siamo al sicuro adesso, però giustamente dice se a Viserys si è pia lo schiribizzo, no? De arrivare
e volere riprendersi Dragonstone, a te magari non te fa niente, però a me che cosa mi fa? Soprattutto se poi esce fuori che noi siamo sposati e che io aspetto un figlio, cioè sicuro mi ammazzano subito. E c'ha ragione. Questo è interessante perché non vediamo mai nel Trono di Spade questa parte della schiavitù. Della schiavitù in realtà, perché non la vediamo mai la schiavitù nel Trono di Spade, però Missaria qui fa un discorso molto interessante perché lei dice: io non voglio niente, cioè io non voglio né soldi, non voglio posizioni. Io sono venuta con te perché io volevo essere liberata. Che è un concetto molto interessante perché, appunto, ricordiamo, lei è una prostituta, viene dalle Free Cities e come dice anche lei, è stata venduta più volte che no, ha vissuto la sua vita nel terrore. E è bello secondo me, soprattutto perché poi lei non ci sarà moltissimo poi nel corso della serie, ma a me lei è un personaggio, cioè lei è un personaggio che in realtà trovo interessante perché ci fa vedere una realtà che noi vediamo molto meno, perché tutti i personaggi che seguiamo sono vengono da famiglie nobili, quindi tutto lo struggle che hanno in realtà i paesani, i poveri, noi non lo vediamo. Quindi vedere che, cioè, che cosa ci verrebbe da noi, a noi a pensare, cioè almeno a me cosa mi verrebbe da pensare, di ok, sei una commoner, c'hai un principe che ti viene appresso, non hai nulla, magari ti vuoi sistemare, no? Quindi appunto magari speri di sposarti, speri di vivere in un castello, e invece lei cerca la libertà. Perché non l'ha mai vissuta e qui si comincia a cioè, nel senso, se qui si vede già la condizione più di schiavitù. Questo discorso nel Trono di Spade non mi pare lo faccia mai nessuno e mi piace un sacco perché secondo me appunto va a sfaldare un mito, cioè il mito magari della rivista. A lei non frega assolutamente un cavolo, Missaria vuole essere libera, brava, mi piace. Ok, qui vediamo che c'è Viserys che parla con Sir Lionel Strong sempre di questa faccenda del matrimonio e appunto c'è sempre Lionel che gli dice sì, ok, è un'ottima scelta come matrimonio quello con Lena, sempre per gli stessi motivi di cui abbiamo parlato, ma giustamente Viserys dice il problema è che sta ragazzina c'ha 12 anni. È bello perché appunto qui vediamo che Viserys appunto ci conferma che lui non si vuole sposare, non vuole farlo, e però Lionel gli dice non è una cosa che tu puoi evitare, cioè prima o poi lo dovrai fare, soprattutto visto che ora ci troviamo anche quasi in guerra allo Stepstone con quelli delle Free Cities, quindi comunque dobbiamo diventare più potenti. Il punto qual è? È che appunto pure Viserys dice ok, ma se io rifiuto Lena, che succede? Lionel giustamente dice succede che Corlys non è d'accordo, cioè che Corlys se la prenderà sicuramente, quindi comunque gli equilibri si vanno comunque un po' a disfare. Il fatto è che Viserys si sente molto messo nell'angolo perché dice scusami, cioè a parte ok, ho capito, però anche se Corlys si incazza, che tra l'altro Corlys ha un soprannome fighissimo che è The Sea Snake, cioè mi piace un sacco, ma tolta la parentesi, giustamente dice scusami, che fa? Viene da me e mi minaccia, cioè con quale criterio? Però ovviamente dimostrare un fronte unito rispetto a una possibile, non è una possibile, che la minaccia c'è. Una minaccia sicuramente sarebbe la mossa giusta, cioè tu così, diciamo, rifiutando la proposta che ti ha fatto Corliss, che viene comunque poi in un momento in cui ti chiedeva di riappianare la situazione, sicuramente porterebbe Corliss a volersi allontanare, dalla corona. E avere un alleato in più sarebbe meglio rispetto ad averne uno in meno. Qui lo stanno ricattando praticamente, nel senso io se non sposo la figlia di 12 anni de sto tizio me molla, cioè non ho capito. Quindi è tutto, è molto, qui in House of the Dragon ci fanno vedere molto bene la politica, le scelte politiche e le possibili ripercussioni che possono avere queste scelte politiche. Quando invece nel Trono di Spade vediamo che ai Lannister non interessa più dei Bolton perché Tywin è morto.
così, senza causa, conseguenza o motivo, cioè. Ah sì, qui poi vediamo che appunto viene informato Viserys, Rhaenyra è tornata da Dragonstone, al che ovviamente al padre gli pian colpo, perché il problema che vi dicevo prima, nel senso se Rhaenyra si fa male a Dragonstone o muore a Dragonstone, è un gran cazzo di casino per Viserys e per la sua dinastia. Però ecco, alla fine della fiera, nel senso Rhaenyra è riuscita a prendere stuovo, quindi è stata brava. Un po' Viserys è anche un po' orgoglioso, diciamo, eh. È bello anche che mettano, cioè che facciano tutta una puntata incentrata su quanto a Rhaenyra e a Viserys manchi Emma come figura, nel senso appunto qui dicono che è come se il calore della Red Keep ormai se n'è andato e questo dolore li unisce, cioè questi legami affettivi e familiari. Ma anche di amicizia che in House of the Dragon vediamo e diciamo che appunto anche se l'abbiamo vista per una manco una puntata Emma la sua assenza la percepiamo e la viviamo insieme a Viserys e a Rhaenyra, nonché la capiamo, cioè la comprendiamo, è molto di più di quello che io a Game of Thrones ho visto in 8 serie, cioè nel senso a volte uno si scorda anche quasi i legami familiari che hanno tra di loro. Guardiamo per esempio gli Stark che passano 8 serie a volersi riunire e invece poi li vediamo tutti sminchiati, ognuno in un posto diverso del mondo, così a cazzo di cane perché, ok, però che non ha senso quella loro storyline e non sei riuscito a farmi vedere un bel rapporto in 8 serie con nessuno, qui ci riusciamo e stiamo parlando di una persona che è morta, cioè. Secondo me è bello, è proprio, è molto più emotivamente coinvolgente rispetto al Trono di Spade. E qui, ecco, si parla anche, giustamente, si affronta il tema del nuovo matrimonio. E Rhaenyra comprende, capisce, appunto, non è stupida, capisce perfettamente che lei, se non ha fratelli, potrebbe essere un grande rischio, comunque. E quindi capisce ed accetta, ma è bello che appunto questo discorso lo facciano dopo che comunque Viserys le assicura il fatto che lui non vuole rimpiazzare sua madre, non vuole, cioè non è che si vuole risposare perché si è in 6 mesi innamorato di qualcun altro, quindi è molto bello, è trattato molto bene secondo me. Le assicura anche che non vuole rimpiazzare Rhaenyra come erede, quindi probabilmente dentro al Concilio Ristretto Viserys è l'unico che effettivamente crede e vuole che Rhaenyra diventi regina, però ovviamente avere un solo erede ti porta a essere molto più vulnerabile, perché appunto essere re, come diceva anche Viserys nella scorsa puntata, non è un posto semplice e qualcuno che ti vuole togliere da quella sedia lo trovi sempre. E avere un solo erede ti porta molto molto a rischio, cioè porta la tua dinastia a rischio. La cosa bella del libro dei libri di George Martin è proprio questa parte politica, che in altri fantasy, o almeno quelli che ho letto io, c'è come non c'è, nel senso è molto superficiale. Cioè, se pensiamo anche al Signore degli Anelli, la parte magica, la parte dell'avventura, c'è molto di più. La parte invece di vedere chi regna, come regna, perché regna, che problemi ci sono, non fa parte della storia del Signore degli Anelli. Invece, così, in questo modo, secondo me il mondo diventa molto più realistico e molto più interessante perché ci sono delle dinamiche molto reali, nel senso vedere come questi personaggi, come anche l'uomo in generale, messo in posizione di potere, si può comportare, le persone che lo circondano, come si possono comportare, è secondo me un tema innovativo nei fantasy, nel senso comunque è un tema che è molto interessante. L'altro giorno proprio stavo parlando con un mio amico che appunto a lui piacciono invece tipo i fantasy dove c'è molta molta magia, no? E infatti aveva provato a cominciare a leggere il Trono di Spade
ma non l'aveva preso tanto perché appunto la parte magica c'è poco all'inizio, che è vero, la vediamo solo tramite Bran. Però invece, per quanto che poi queste cose sono totalmente di gusto, ciao Nico, ma invece, per esempio, infatti gliel'avevo detto, io preferisco invece una storia fatta così perché mi piace quando alla fine c'è il risvolto magico, ma mi piace un sacco vedere come i personaggi interagiscono tra di loro in modo umano, in modo in cui io posso capire, insomma, però messi comunque in un contesto diverso da quello dove mi trovo io. E che in House of the Dragon ci fanno così tanta attenzione, a me piace tanto, che è una cosa che invece ho sofferto parecchio nel Trono di Spade, soprattutto andando avanti nelle serie, perché all'inizio magari ci hanno anche un po' provato, togliendo un sacco di cose, però almeno ci avevano provato, ma dopo un po' diventa veramente cioè proprio un tagliare le cose che hanno detto e cambiare gli avvenimenti come serve a loro, quindi una tristezza infinita. Ora qui invece vediamo la rivelazione della decisione di Viserys di sposare qualcuno che non si aspettava nessuno, non si aspettava Corlys, non si aspettava che avrebbe scelto questa persona, Rhaenyra non si aspettava che avrebbe scelto questa persona, e invece alla fine Viserys decide che alla fine dei giochi lui vuole sposare Alicent. Che botta! My house is Valyrian, the greatest power in the realm. Corlys indignatissimo. And I am your king. E niente, quindi, cioè, qui posso solo pensare alla sorpresa di Rhaenyra, perché ricordiamo che Rhaenyra non sa assolutamente che la sua migliore amica sta passando il tempo con il padre. E soltanto dicendo questa frase possiamo capire quanto Rhaenyra sia disturbata da questa novella, da questa notizia che le è stata detta, molto a ciel sereno. Però anche qui, insomma, Viserys, mi piace il fatto che, umanamente parlando, perché ripeto, per quanto riguarda alleanza politica, per politica lui sicuramente Lena sarebbe stata una decisione migliore, più unificante, più forte, questo sì. Però lui in realtà sceglie una persona intanto più grande di Lena, ma soprattutto a cui lui si è affezionato. E quindi secondo me è perché sente comunque di avere un legame rispetto a prendere una bambina di 12 anni, sposarla, aspettare 14 anni per metterla incinta. Cioè, voi capite che c'è differenza rispetto a dire comunque. Questa, perché dal punto di vista di Viserys lui non lo sa che Alicent è stata spinta da Otto, cioè lui pensa che lei sia andata lì a fargli compagnia di sua sponte. E quindi è chiaro che magari dice, cioè abbiamo comunque un legame, abbiamo un'amicizia, a lei fa piacere stare in mia compagnia, me l'ha anche detto. E quindi questa scelta è comprensibile. Probabilmente Viserys è un uomo più avanti dei suoi tempi, ecco, e quindi non viene tanto capito da chi lo circonda. Però, giustamente, dal punto di vista di Rhaenyra, questa qui è una botta forte, sia perché appunto mio padre si sposerà la mia migliore amica, ma anche perché. Da dove esce questa cosa qui? Cioè, cos'è che io non so? E quindi anche il rapporto con Alicent a questo punto, diciamo, già comincia a traballare, perché che cosa mi hai tenuto nascosto? Cioè, tu passi il tempo con mio padre e non me lo dici, ma io te meno, cioè avrebbe pure ragione. E qui adesso vediamo che Corlys, chiudiamo col fatto che Corlys va a questo punto a chiedere aiuto a Daemon, appellandosi al fatto che si sente molto simile a Daemon, il fatto che comunque tutti e due sono appunto queste persone molto forti, che comunque hanno creato la loro potenza, la loro fortuna, no? In base alle loro forze. Lui si vede molto simile a lui, soprattutto perché dice poi ci hanno maltrattati troppe volte, cioè ci hanno spodestati, diciamo, si sente maltrattato perché lui nel suo caso appunto la figlia non è stata scelta, quindi così, e invece Daemon è stato tolto dalla linea di successione. E
tramite questa alleanza lui vuole liberarsi del problema che c'è sullo Stepstone. Allora, puntata molto interessante, puntata appunto incentrata tutta sulla discendenza di Viserys, la precaria posizione di Rhaenyra semplicemente perché donna, e appunto tutto questo problema politico del matrimonio. Appunto è una puntata estremamente politica, una puntata un sacco interessante e secondo me è una puntata che ci fa vedere la differenza con il Trono di Spade. Cioè, come dicevo prima, appunto, come qui danno spazio ai personaggi e alle loro interazioni, nel Trono di Spade invece davano spazio soltanto alle idee geniali di Martin. Cioè, appunto, dobbiamo tagliare la terza serie perché bisogna arrivare subito alla nona puntata, al fatto che ci saranno le nozze rosse, rispetto a farmi vedere magari cose che mi avrebbero buildato, mi avrebbero costruito, diciamo, il pathos molto di più, non solo sulla storia di Rob e di Catelyn, ma anche tutto il resto. La seconda puntata è finita, molto molto interessante e carina, non vedo l'ora di andare avanti, rivedere questa serie è bellissimo. Io poi è il secondo rewatch, perché io l'ho vista, no, non è vero, è il terzo rewatch, l'ho vista due volte, una volta per capire, la seconda per bearmi di quello che stavo vedendo, e questa qui è la terza che infatti sto rivedendo con voi, perciò... Mi piace, perché sicuramente noterò cose diverse rispetto a quello che ho notato prima. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Io per oggi ho finito di guardare House of the Dragon. Come al solito è stato un piacere stare in vostra compagnia. Io mi levo dalle balle. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di A Game of Talks. Ciao! Saga che era? Ah, giusto. Cioè, lo sbrocco è in diretto. Lo sbrocco è in diretto, sì, perché sì. Beh, no, se riesco a mandare bevuti sempre il Trono di Spade, lo faccio con piacere. Come si dice quando ti... come si dice? Non so come lo dicono in italiano. Come si dice? Come si chiama? Adesso ve lo dico subito. Shy.